ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Pokémon Go. Oggi siamo venuti al porto di Cagliari per cercare i Pokémon d'acqua, ovviamente. Più precisamente ora siamo al molo Icnusa, diciamo sempre i nomi. Guardate. Io ho una paura incredibile di stare su ponte perché... Fallo vedere bene. Guarda. Secondo me è davvero profonda. Per la tua paura dell'acqua di cadere. Io lì sono salita perché poi qui sotto non si nota, ma si vede l'acqua. Io penso sia parecchio profonda e le travi fanno un rumore strano. Sì, le travi si muovono. Non so quanto sarà sicura. Allora, dove andiamo? C'è qualcosa qui intorno o no? Non lo so, vedo degli scogli. C'è tutta una passeggiata più avanti molto bellina. Però non sappiamo esattamente dove stiamo andando. Né, mentre esatto. Ti dico che Pokémon, non so perché ce n'è uno di elettricità. Wow! Al molo, e magari... poi c'è Tentacool, che però abbiamo anche già, quindi non è che ci serve molto. Per ora ci sta deludendo. L'acqua, vedi, è inutile, buttati, fatti un bagnetto almeno. No, tanto... è troppo alta, affogherei. E ci sono i pesci. Sì, qua è pieno di pesci. No, non è una buona cosa. Però guarda che bello! È davvero bellissimo. Qua non ci siamo mai stati. Incredibile. Sì, pensate che sono quasi le 11, ci inizia a battere il sole fortissimo. si vede. E ci sta distruggendo. No, è davvero bello, questa passeggiata non l'avevamo mai fatta. Pensa che siamo di Cagliari e non siamo mai venuti qua. C'è una stella marina. Chi c'è? Vedi? Prendila. No, è a 3 ancora, dobbiamo continuare a camminare per trovare la stella marina, ok? Ok. E tutti mi diranno il nome nei commenti, ma io non me lo ricordo, ragazzi. Stariu, brava. Giusto. Brava, io con i nomi dei Pokémon non ci so fare. Anch'io, con qualche problemino, non so perché. Allora, io è quello che ho giocato di più, il primo. Allora, io ho giocato un sacco di Pokémon sul Game Boy, quello vecchissimo. Okay. Ho guardato tutti i cartoni e non so perché ho problemi a ricordarmi i nomi, è davvero un problema. Cioè, siamo smemorati. Senti l'odore di pesce. Di alghe. Catturiamo un granchietto in real life? No, lascia in pace i granchi. Con gli scogli? Lasciali in pace. Allora, qui c'è terra, vedi? Qui siamo al sicuro. Se cade la passerella, qui siamo al sicuro. Siamo al sicuro. Io ti farei soltanto notare che più camminiamo, più ci allontaniamo dalla nostra macchina. E abbiamo pagato fino alle 11:30 il parcheggio. Quindi nel caso ci fanno la multa, finisce male. Picchia Ferenichi, picchia qualcuno. Sono già pronta a picchiare i vidri. Allora, lì giù, sì. Guarda, si vede. Secondo me quella è una nave da guerra che è arrivata apposta per me. Apposta per te? Sì. Per picchiare qualcuno? Per andare a fare la guerra. Io adesso vado e mi imbarco, poi ti abbandono. E dove vai però? A fare la guerra ai pesci in mare. Contro i pesci? Contro gli pesci. Se tu prendi con la nave e bombardi i pesci. Comunque certo. Là si sta muovendo qualcosa. Ma che cavolo sta muovendo? Perché c'è paura? Perché se io vedo qualcosa io scappo correndo. Ti mando qua. O è un tipo sott'acqua o ci sono dei pesciolini? Ma non ci possono essere pesci, persone sott'acqua perché ci sono le navi là. Scusami. Questo è un molo, non scusami. È una spiaggia. Lì di fatto ci sto. Lo vedi che c'è un tipo? Inquadralo. Lo vedi in mezzo agli scogli? No. Quel tipo inchinato perché si mimetizza bene. Tipo. Mi stai prendendo in giro? Certo che è un tipo. Non lo vedranno mai, non lo vedo io da così, figurati se lo vedranno ripreso. Comunque qua arrivano le navi, un molo, non ci possono essere persone. Sai che? Quindi era un pesce gigante. Qui c'è una palestra. Ok. Però ci sono 3 Pokémon e guarda l'ultimo, c'è l'831. Bello questo Pokémon. Così evitiamo. Lo vedi che è un tipo? Quale? Negli scogli. Ma secondo me è nudo. Sì, mi sa che siamo arrivati e per di più c'è un Magikarp a 3 di distanza, quindi magari riusciamo a catturare un bel pesciolino, almeno con almeno col gioco. Ma dov'è la passeggiata? Vedi? Inizia qua, fallo vedere. Come facevi a saperla? Non lo so, l'ho capito dalle foto di Facebook, non ci sono mai stato però. Oh, bello. No, questa è la mia ex scuola. Ah, bello, sì, venivi qua a scuola. Non esatto. Ci interessa. È bello perché tu ti affacciavi dalle varie aule e ti vedevi il mare. Ecco quindi, perché non studiavi. E quindi rosicavi il doppio, perché ecco capito, perché tu sei uno scemo lì. Chiuso a studiare quando c'è il mare a fianco ed è terribile. Ecco perché non studiavi niente, gente. Capito? Vedevi il mare e dicevi ma come si ma può? Ma scusami, non sono finiti gli esami perché c'è gente seduta dentro? No, penso che non siano ancora finiti del tutto. Ah, ok, ho capito. Che giorno è oggi? No? Oggi è 11, 12, qualcosa 12, del genere. 12, sì, allora saranno finiti, porca miseria, non lo so. Non lo so, comunque ora inizia la passeggiata più bellina, fai vedere come l'hanno fatta. C'è un parchetto sul mare, insomma, è un parchetto. Esatto, ed è tutta una passeggiata lunghissima. Fai sul mare così. Non riprendiamo troppo, ci sono persone. Poi ci dico una cosa. Ah, guarda, ci sono anche le pietroline. Siamo arrivati al porto, sto morendo di caldo. Guarda, c'è già un Pokémon subito. Chi c'è? Perché hanno attivato il chip nel punto di interesse. Sì, quindi ci sono 2 ragazzi là che l'hanno attivato. Troveremo tantissimi Pokémon grazie a loro. Voglio io sono felicissimo. La fontana, aspetta, c'è una fontana qua. Ok, fai vedere anche le navi, belline. No, queste sono barche. Sono barche, navi. No, allora, scusami. Adesso io spiego bene le cose. Ok, vai, questa spiega. Del porto è tutta una passeggiata.
lì più giù ci sono, c'è proprio il porto per le navi che arrivano, okay, con la Tirrea, sì, le, sì, navi, sì, giganti, sì. E invece qua ci sono le barche delle persone, c'è, cioè, anche la nostra, qual è, sì, la nostra? Qual è questa? No, questa è la mezza peggio. Questa mezza peggio è nostra. Lì c'è scritto two player. Ma c'ha pure dei buchi, sta affondando. Non ci andrei mai. Ho catturato un Spiro. Non chiedimi perché al porto andiamo a catturare Spiro. Comunque, questa... guarda, c'è un Squirtle a due di distanza, ma sono tre passi, quindi, okay, non si sa bene dov'è. Ma lo se cerchiamo. Ci salutiamo la Roma, secondo me potrebbe comparire lì. Quindi anche noi adesso, zitti zitti, andiamo lì senza farci vedere. E ci salutiamo l'aroma delle persone che l'hanno attivato, diciamo, okay, come si dice, perché mi viene soltanto in sardo. Allora, diciamo... si dice scroccare. Esatto. Io adesso non so se si usa anche in non italiano credo. Proprio. Mi sa di no. Però vuol dire appunto approfittare di qualcosa che c'è senza farti notare, proprio senza ritegno, insomma. Possiamo Esattamente. Vedere anche un po'. Questa è una delle vie principali di Cagliari, appunto perché c'è il porto. Potrebbe esserci un po' di rumore di macchine e di fontana. Di fontane, sì, perché c'è pure la fontana qua che fa un rumore incredibile. Non so se si sentirà, però cerchiamo di... Appena ci arriviamo, penso di sì. Di non restarci troppo per non dare fastidio, insomma. Anche se c'è un fresco meraviglioso e l'acqua della fontana arriva è bellissima. L'acqua della fontana si rinfresca, quindi è fantastico. Si fa tornare vivi. Non mi spingere, scusa. Guarda, c'è un magnete. Perché prendo sempre un punto di interesse? Magnete. Tipo. Magnemite. Scusa, diciamo le cose bene. Dei fenomeni. Visto che tiro, bravo. Tu mi dici bravo. Grazie. Bravissimo a prenderlo. Okay. Come ti sei permesso? Ti voglio far vedere anche un'altra cosa, okay. Guarda. Come e adesso andiamo qua. La telecamera. E gli possiamo dare una bella bacca da mangiare, guarda. Quindi si calma un attimino e riusciamo a prenderlo. Ti fa un cuoricino. Ops. Mi sa che non è molto convinto, non è molto convinto. No, sto sbagliando io le Pokéball. La fontana fa troppo rumore, quindi io direi di tornare un po' indietro, poi di ritornare sul punto, così c'è un altro Pokémon e speriamo che sia Squirtle, okay. Perché io voglio uno Squirtle, andiamo? Voglio catturarlo anch'io Squirtle, assolutamente. Sarebbe epico catturare Squirtle durante il video. Mi è scappato ieri, ve lo dico ragazzi, stavo cercando di accumulare i chilometri per le uova che abbiamo schiuso perché abbiamo camminato troppo per sbaglio. E durante questa camminata abbiamo trovato Squirtle. Ho provato a catturarlo, è scappato due volte dalla Pokéball e l'abbiamo perso, è fuggito. Difficile Squirtle, è difficile. Io l'ho odiato, guarda, non lo perdonerò facilmente, ma se viene adesso gratis lo perdono, ok? Questa è una dichiarazione di perdono tra me e Squirtle. Sono d'accordo. Servirebbe anche in real life per bagnarci un po', per fare... È bella per rinfrescare questa zona, un è bella. Quando riprendiamo le zone sembrano più belle pure a me, quindi. Quindi è davvero bella, la quindi le riprendi vedere. E poi te le riguardi da sola. Esatto, sì, è sempre così, quando riprendi una città sembra sempre più bella vista da una telecamera, non si retromarch. Ce la facciamo? Adesso ci giochiamo Squirtle. Ah, quindi vuoi fare avanti e indietro qua con 200 no, gradi? No, è l'ultima volta perché okay, non reggo più, te lo dico. Grazie, perché voglio far vedere anche quella zona del porto. Quale? Perché c'è troppo caldo. Quale la zona proprio del porto con le navi. Sono le navi che sono appena arrivate, le abbiamo appena viste. Ma è lontano. No, è qui dietro, dai, ci mettiamo un pochissimo. Ma pochissimo? No, non è vero. Per di più qua c'è la fontana, io ho bisogno di fare un po' di pipì. E quindi mi sta dando ispirazione, diciamo, sto odiando questo momento. Ma poi non c'è spuglio, ragazzi, cosa ci c'è spugli là? No, non posso, mi dispiace, poi mi arrestano. Lo so che è il tuo obiettivo, ma non lo faccio, mi Magari dispiace. Magari ti arrestassero, guarda. Rimango sola, bellissimo. Attenzione, no, di nuovo, io non ci credo. Allora, vabbè, abbiamo questi che abbiamo appena preso, poi un bellissimo Paras. Bello, Golden e Magikarp, che non abbiamo preso al mare, e anche Orsi, guarda, è troppo cioè, bellino. Cioè, ti rendi conto che abbiamo trovato tutti i Pokémon d'acqua nelle piazze e non al mare? Però lui è troppo carino. Eh? Sì, è troppo bellino, lo vorrei nella vita reale, è troppo bellino. Però l'unico pesce che potrei accettare, vedi? Ok, è comparso tempo. Eccolo. Lo catturiamo mentre ci muoviamo, così andiamo anche al porto a farvelo vedere bene come si deve, dato che Ferenichi ci tiene tantissimo. Sì, sono due ore che gli sto dicendo andiamo a far vedere bene il porto perché ormai l'ho detto e lo voglio far Dillo vedere. Dillo che ormai sei masochista, ti piace stare sotto al sole. No, mi a piace, morire mi di piace, caldo. Mi piace far vedere il porto. Siamo in un bel posto, perché non farlo vedere, scusa? Sei maleducato, vedi? Eppure, sto crepando dal caldo, sto diventando Dai, una fontana. Bene, alla fine la sauna fa bene, no? Sto per diventare anche io una fontana, capito? E mi dice che mi fa bene. Oh, guarda, c'è anche un Pokéstop, quindi adesso sono d'accordo ad andarci, ok? Ferici da altre Megaball, perché sì, ormai certo, ce le dovrò iniziare a dare, credo. Non credo che le avremo solo ogni volta che saliamo di livello. Vediamo un no, pochettino. Penso per me le guadagni. Pokéball, normale, mi dispiace. Perché? Mi dispiace guarda, dirtelo. Guarda, si iniziano a vedere le navi, vedi? C'è anche una bella scultura di un'ancora. Bellissima. Ai caduti del mare. Ai caduti del mare, profonda. Per le persone. Non dovremmo
scherzare se una cosa del genere. No, io sono seria, ho detto il monumento alla memoria dei caduti dal mare. Volevo dire quello e tu stavi scherzando, quindi sei tu la brutta persona. Vedi che c'è pure un gabbiano attaccato all'ancora, tutto su, nella punta dell'ancora? Eh sì. Lo vedi? Vabbè. Quello è un gabbiano vero che a un certo punto è arrivato lì e si è bloccato così. C'era un po' di lag. Quindi si è bloccato. A un certo punto c'è talmente tanto caldo che lì si è squagliata un po' l'ala ed è rimasto attaccato. Okay, io stavo facendo vedere le navi, la Tirrenia, appunto, perché siamo arrivati al porto. Ok. Sto facendo il maleducato. E ti prendi una bella nave? Sì, me ne vado. Oh, e dove vai? Vado. Dici un posto, dai, almeno cerca di dire un posto. In Italia? Dove si può arrivare con la nave? In Italia. Con la nave. Barcellona si può arrivare. Guarda, ti faccio andare a Budapest. Ti piace? Budapest. Ma ci devo dire? Buttati in mare, cercalo. Ascolta, il tuo telefono è impermeabile, quindi secondo me se ti buchi e ti fai una nuotata probabilmente lo trovi. Cerchiamo, Squirtle, cerchiamolo. No, comunque dai, ci fermiamo così. Sto per morire di caldo. No, soprattutto come... perché... ogni volta diciamo che moriamo di caldo, non abbiamo fantasia. C'è davvero troppo caldo, quindi cerchiamo di fare dei video entro i limiti umani di sopportazione del caldo, è solo quello. Esattamente, allora, prossime volte io vorrei andare a cercare dei Charmander e degli Squirtle e anche i Bulbasauro, perché non abbiamo nessuno dei tre. Esatto. E teorizzo che invece per i Pokémon più rari, proprio gli ultimi tra i leggendari e gli ultimi rari rari rari, invece dobbiamo salire di livello. Quindi la tattica è cercare di arrivare a livello 20, e in modo tale da poter magari iniziare a trovare qualcosa di davvero figo figo, capito? Anche se ogni volta che andiamo in qualche posto aspettandoci di trovare qualche certo tipo di Pokémon non lo troviamo mai, quindi è una delusione. Comunque ci vediamo davanti, ragazzi. Ciao ciao! Ciao.